Oggi siamo venuti qui, siamo nel centro di allenamento dell'ippodromo di Vinovo. Questa proprio è la zona dei paddock ed è la mia zona preferita. Ma siamo venuti qui a trovare la famiglia De Muro. Pietro, il papà, Alberto, Daniele, che gestiscono la scuderia. Una scuderia che negli ultimi anni si è messa molto in evidenza, molto stimata da tutti. Allora ascoltiamo che cosa ci hanno raccontato, soprattutto una chicca pazzesca, perché sono riuscita a far parlare Alberto, che credo che sia la prima volta in assoluto che rilascia un'intervista, ma soprattutto il capostipite, Pietro De Muro, non ha mai parlato davanti alle telecamere e invece noi siamo riusciti a carpirle qualche domanda. Quindi ascoltiamoci insieme questa chiacchierata con la famiglia De Muro. E ciao Daniele. Ciao a tutti. Da loro si inizia a lavorare al mattino alle 5:30 all'incirca e poi si finisce d'inverno forse alle 8. Dani? Sì. D'estate? D'estate anche più tardi, ogni tanto. D'estate non si finisce praticamente mai, io non dico 24 ore, ma ci andate molto vicino. Voi avete oltretutto la fortuna di avere anche la fiducia, vi siete conquistati la fiducia di grandi allenatori che vi mandano anche i puledri a domare. Sì, ringraziamo Tiberio, Gennaro e poi Alessandro, anche Gocciadoro, che negli ultimi anni ci hanno affidato i loro puledri da domare a portare avanti per la loro carriera. Cosa ti ha insegnato tuo papà? A portare rispetto e lavorare sempre, andare con calma. Sono cose che si rubano, tu le hai rubate da lui o le hai rubate un po' da tutti? Da lui e poi una mattina Giuseppe Guzzinati in pista, che ero piccolo, attaccavo, penso uno dei primi cavalli che attaccavo da solo, mi aveva detto di imparare sempre dal più bravo a quello più scarso, cercare di rubare un po' tutto da tutti. Il tuo mito chi è però? Il mio mito è mio papà. Mio papà. Ciao Pietro. Ciao Elisabetta. Pietro, ciao, di poche parole, quindi davvero soltanto una domanda, ma te la devo fare. Voi siete, come ho detto in presentazione, una grande famiglia dove tu sei il capostipite che ha insegnato tantissimo a questi ragazzi. Li ho insegnati tantissimo, ci provo ancora, ma adesso non comandano più loro che io. E allora devono stare sempre un po' sul chi va là. Son bravi e si lavora tutti insieme e si va avanti. Senti Pietro, ti aspettavi comunque che loro riuscissero a portare il tuo lavoro avanti così a questi livelli? Sempre, fin da piccoli, perché loro sono sempre stati attaccati a questo lavoro qua e vanno avanti e lo stanno facendo bene. E adesso invece però parliamo di cavalli. Parliamo di cavalli perché in questo ultimo 2020 voi avete avuto un exploit pazzesco. È vero, come vi dicevo, vi conoscono tutti, ma questo 2020 è stato incredibile. E allora io parto da Cesena. Sì, a Cesena ero già andato l'anno scorso, sono state belle esperienze, mi hanno aiutato a crescere, che voglio continuare ad andarci, perché vedi gente nuova, metodi nuovi. Lontano da casa, da solo là, e mi sono trovato bene, mi sono levato un po' di soddisfazioni. Ecco, parliamone di queste soddisfazioni. Proprietari nuovi che mi hanno appoggiato i cavalli anche solo per la stagione, però si sono trovati bene con me, mi sono trovato bene, i cavalli sono andati via. Sei partito per Cesena con un van, con quanti cavalli? L'anno scorso siamo partiti avevo portato tutti i nostri e sono tornato con loro. Quest'anno siamo andati con 6 e poi siamo arrivati ad averne 14 là. E sono tornati, sono venuti qua anche da voi in scuderia? Sì, una decina, alcuni poi sono andati via finita la stagione. Tra i tanti cavalli che hanno dato soddisfazioni in questo 2020 al team dei De Muro c'è Allegra. E per parlare di Allegra bisogna parlare con Alberto. Ciao Alberto. Ciao Eli. Senti, questa bellissima Saura, tu ti sei innamorato, hai una subito storia bellissima. Ma cioè, tu sei nato con i cavalli, ne hai sempre visti tantissimi. Io è la prima volta che ti vedo così attaccato a un cavallo. Mi ha colpito, appena arrivata in scuderia. Non sapevo del suo potenziale, non sapevamo, cioè immaginavamo che andava forte e tutto quanto, però non so, mi ha colpito. Appena arrivata in scuderia abbiamo avuto subito un bel feeling. Senti, che cavalla era? All'inizio era un po' nervosa, niente di particolare, però non ho trovato grossi difetti, molto educata, ha imparato subito tutto quello che doveva fare nella nostra scuderia e non ci ha messo in difficoltà. Penso che il cambiamento che ha fatto è solo dall'allenamento che ha fatto Daniele, cioè gli ha cambiato Daniele, è tornato da Cesena.
Abbiamo curato un po' di stomaco, non abbiamo trovato grosse difficoltà. Senti, poi questa cavalla ha iniziato a correre e ha iniziato a far vedere quello che vale veramente. Tira fuori il suo carattere, quello che in realtà aveva già tirato fuori, certo, da piccola, no? Certo. E adesso sta esplodendo, sta venendo fuori del tutto. È una gioia, cioè una soddisfazione recuperare magari una cavalla che non stava più andando come prima, portarla di nuovo in condizioni così, è una bellissima soddisfazione nostra. È ancora tua, più bella. Vabbè, mia, di tutta la famiglia. Qual è stata la corsa più bella che ha fatto secondo te fino adesso? 11.8 a Milano, quando ha fatto 11.8 a Milano, anche se è da terza, però lì ha fatto vedere veramente che valeva, quello che valeva lei. Poi tutte le altre corse sì, sono stupende lo stesso, perché da che vinci, che ti piazzi, però quella corsa lì mi ha colpito, perché mi ha, cioè, ha confermato quello che pensavo lavorando. Prossimo obiettivo? Adesso andremo il 4 marzo in Francia, faremo una corsa di preparazione penso per metà febbraio, così un po' prima di metà febbraio, e poi puntiamo in Francia. Se non proviamo con lei, non possiamo. Arno Cappe ancora in vantaggio, Agrado lavora sul passo, Australia fermi in pariglia, Allegra senza spazio, situazione aperta, l'ingresso alla dritta d'arrivo, si lancia Allegra OK che cerca il varco, a largo di tutti Australia ferma, sta passando Agrado ma ha trovato il varco Allegra, Allegra OK. Lungo la corda trova varco propizio e vince ancora lo sconto con Agrado. Risultati li abbiamo fatti, li stiamo facendo e stiamo andando avanti, stiamo andando bene, dai. Allora, parliamo di cavalli, parliamo di Zaccheo. Zaccheo è il bambino di scuderia, è il cocco di casa. Esatto. Zaccheo ci credevamo molto da puledri, qualche problemino nella gestione, così siamo andati a fare un Gran Premio a Roma che magari non era pronto, il callo ha avuto un problema all'anca, è stato fermo, è rientrato e poi dopo non è mai più stato quello che pensavamo da puledro. L'abbiamo mandato da Alessandro, che è il numero uno in Italia, e neanche lì non è riuscito a fare il salto che si credeva perché è un po' condizionato da questo problema che ha. Però lo teniamo lo stesso come il cocco di casa. Adesso è tornato a casa, abbiamo vinto, fa le sue corse, non ha fatto il salto di qualità che ci immaginavamo, però... Ma con te invece voglio parlare dell'ultima, diciamo, scoperta, che è Zero di Pippo, perché lì veramente hai... insomma, sono rimasti tutti a bocca aperta. Sì, è un cavallo un po' caratteriale, non ci ha dato grossi problemi, a dire la verità, perché in una decina di giorni l'abbiamo presentato, ha vinto, era già pronto da prima di preparazione, e adesso ne ha fatte tre a fila. Sembra che abbiamo trovato un po' la quadra, andiamo avanti, speriamo di farne altre a fila. Hai trovato anche un ottimo feeling con Edoardo Locisano, con Dodo, vi conoscete, siete cresciuti insieme? Sì, ci conosciamo da sempre, adesso questo 2021 abbiamo iniziato alla grande sia noi che lui e quindi devo ringraziarlo perché guida molto bene, mi ascolta, se gli dico di correre, di stare nascosto e devo vedere solo il callo come corre, lui lo fa, non si preoccupa di quello che pensa la gente, anche se non vinciamo, e devo dire che mi trovo bene. Dodo Locisano, ad oggi che siamo alla fine di gennaio, ha il 33% di vittorie, voi avete il 44%. Penso che, non sono andata a vederle tutte, però penso che sia una delle più alte in assoluto. Sì, l'ho visto io, è il più alto, visto l'altro giorno. Per adesso sì, però... È una bella soddisfazione. Sì. Tuo papà mi diceva una cosa importante prima, mi diceva di Daniele, mi piace perché con questa voglia di lavorare che ha e col fatto che è diventato anche bravo a ferrare un cavallo, a volte capita che lavora un cavallo, entra dentro, cambia la ferratura, lo riprende, lo riporta in pista e magari trova il risultato. Finché non azzecchiamo quello che può essere il problema. Mi piace, cioè quando c'è un problema mi piace studiarci sopra, cercare di risolverlo il prima possibile, giustamente anche per i proprietari che... Che soddisfazione è per un papà vedere i figli arrivare a questo punto? Non c'è soldo che paga, è una bella soddisfazione. Puoi vedere che la gente li stima così tanto? Beh, d'altronde devono imparare un po' a rispettare loro e poi vanno rispettati anche loro. Un pregio e un difetto di tuo papà? È molto ancora, come possiamo dire, duro. È il pregio che è troppo forte secondo me. Di tuo fratello? Mio fratello è uguale a papà. Sono uguali, è sì. Vero. Per non chi si li fermano mai.
sono, hanno lavoro nel sangue, non, pensano solo a fare del bene e basta. Anche perché loro dovete sapere che sono, non so, cos'è il terzo anno, quarto anno, voi siete responsabili del centro di allenamento. Sì. Quindi, ad esempio, tuo papà si alterna tra lavorare un cavallo, attaccare un attacco da treno, salire sul trattore, guardare le piste, controllare che tutto sia a posto. Sì. Quindi voi avete una responsabilità enorme ed è per quello che vi dico che siete veramente dei grandi lavoratori, perché oltre a gestire una scuderia di 50, 70, 80 cavalli, li avete avuti fino a qualche mese fa, prima che andassero via, voi gestite tutto quanto. Non è facile. No. E loro, per quello ti dico che sono... Non so come fanno, perché neanche il tempo di far pranzo, magari a volte neanche lo fanno, esatto. Ricominciano a seguirsi l'ippodromo per non lasciare niente trascurato. Se ti chiedessi una, soltanto una, la più bella soddisfazione che loro ti hanno dato, qual è stata? Ma che sono bravi, che rispettano, si rispettano tra di loro e vanno avanti a testa alta. Pietro, tu avevi un sogno nell'ippica? Si è avverato? Ce l'hai? Ma sono contento di tutto ciò che ho fatto e lo rifarei, e ho avuto delle belle soddisfazioni, anche non avendo dei gran cavalli, però ho sempre fatto bene. Il ricordo più bello della tua ippica qual è? Ma avendo cominciando a crescere con Genderò, che faceva il Gran Premio con Silviero Milani e poi è passato a Pino Rossi, però bene direi. Daniele, se ti chiedo, un grazie a chi? Un grazie ai proprietari che hanno fiducia comunque in un team, che sanno che a base c'è anche ci sono dei ragazzi giovani, tutti i proprietari da Palermo, Milano, da dove sono, che si fidano anche magari solo di un video, di una chiamata, che ci sentiamo, magari non vengono per mesi a vedere i cavalli e si fidano di me o di noi. E poi di tutti i ragazzi che abbiamo in scuderia, che sono giovani, che sono un po' più grandi, che hanno una grande esperienza e mi aiutano molto, perché io andando sempre in giro a correre, loro seguono la scuderia come se ci fossi io. Ah, ecco, perché poi voi guidate anche il van. Sì. No, perché me l'ero dimenticata questa. grazie davvero a tutto il team della famiglia De Muro e complimenti. E continua così, ecco, e ti aspettiamo in pista. A presto.